Eccoci ancora alle recensioni di Alex da Sala Giochi 1980. E io chiaramente, anche se un po' raffreddato, sono sempre Alex, sono qua. Ed oggi sono alla puntata nuova, nuovissima puntata, che è la numero 120. Allora, oggi parliamo di un grandissimo, grandissimo gioco da Sala Giochi, in questo caso appunto, che è Hammerin Harry del 1990 a marchio Irem Corporation. Vedete qua sotto chi? 1990, scritto in giallo che non si capisce niente, però è scritto Irem Corporation 1990. Allora, il gioco è uscito in Giappone, adesso ci provo a pronunciarlo, con il nome di Daiku no Gens-san Beranme Maki Soudoki. E non mi dite che non so parlare il giapponese, che significa letteralmente Signor Gen, il carpentiere, cronache di una folle sanguinosa rivolta in paese, di paese. Allora, invece da noi è arrivato semplicemente come Hammerin Harry. Allora, che si tratta? Si tratta di un platform, di un action game, che ci vede appunto vestire i panni di questo Harry, che deve andare a sedare questa rivolta, insomma, che è un carpentiere, non si è capita bene la storia, comunque sia, deve affrontare diversi svariati livelli, insomma, dove incontrerà molti molti nemici e diciamo che il leitmotiv, il filo conduttore, il come cazzo vuoi fare a voi, è un po' lo humor che contraddistingue un po' tutto il gioco, insomma, in perfetto stile Giappo. Eccoli qua, Markup Mao, let's go Busy, forza, let's go Busy. Allora, vedete, abbiamo sto gran martello, bisogna che pigliamo a martellate sulla faccia a questi carpentieri, questi che cazzi, come so, che operai di strada, insomma, vedete che sta tutto il livello è, insomma, in questa città, una periferia forse della città, dove ci sono apposta questi lavori. Allora, vedete, qua ci sono diversi tipi di nemici, bisogna rompere ste casse per pigliare dei power up, dei punti bonus, eccetera, eccetera, e si va comunque avanti, stando attenti, ecco, a posto, subito, pia una bella cosa di zuppa, dei spaghetti, dei noodles, non so che madonna era sulla faccia che me l'ha tirata quello lì, bisogna stare molto attenti. E lui ha detto ops, perché gli azzicchia a ardecchero, acquisto che mi c'è fa, ardecchero che mi c'è fa, questi che tira ste scodelle, insomma, piene di noodles, piene di robaccia giapponese, che o cinese, forse questo è giapponese, però io sono un grande amante della cucina giapponese, vado sempre della cucina cinese, scusate, chiaramente quella cinese che via, che arriva qua da noi è la cucina cinese del sto cavolo, per non di peggio, perché insomma è quella che vogliono farci vedere, ma non è assolutamente vero, perché c'ho degli amici che sono stati in Cina, mi ha detto quello che mangi qua è più merda di quello che pensi che puoi mangiare in Cina, veramente. Comunque sia, non c'entra niente, perché questo è un gioco giapponese, infatti non ho capito perché mi sono dilungato. Allora, vedi, ci sono dei tipo boss, mini boss di fine livello, e questo invece è il bossone, che si misura con il bossometro praticamente di quante botte gli dai, una cazzata proprio totalmente. Qua ci sta sti sacchi di cemento che gli devi cercare e tirà sulla faccia prima che lui lo faccia con te, però mi pare che da quello che vedo è prima lui che lo fa con me che io con lui. Comunque dai, proviamoci e andiamo avanti. Vedi, mi sono messo anche il berretto. Adesso mi sono tolto il berretto e abbiamo finito il primo livello. Libello con la B, libellulo. Allora, let's go Hammerin Harry, Hammer Toast, Roasting, non l'ho fatto in tempo. E andiamo a fare Let's Get Busy, forza. Allora, qua ci stanno questi ostacoloni che vanno chiaramente evitati come la peste, perché se te chiappa te dà una bella botta con sta palla, praticamente, come si dice, sta palla non mi è chiodata, che se te chiappa, insomma, non dovrebbe fa, beh, penso che fa, ma questi che volevo fare? Volevo ammazzare questi che carriole? Ok, abbiamo fatto fuori quelli con le carriole, vedete, se c'è monti su sopra non è un problema, il problema è quando, insomma, ci vai a cozzare contro, perché te si infilza i chiodi qui proprio sulla croce dell'occhi, bisogna chiamare immediatamente l'ambulanza e andare subito al pronto soccorso per farsi vedere, insomma, quello che è successo. Allora, questi con le carriole, passare un secondo, già io odio a tutti e due, questa proprio qui sulla punta, meglio che non dico di dove, e vediamo, insomma, bisogna anche a questi falli secchi con delle sane martellate. Questo è un martello, famoso martello da carpentiere in stile giapponese, e no, sono cascato di sotto, vabbè. Allora, qua ci sta, vedete qua adesso lo scorrimento, perché non è sempre lo scrolling sempre orizzontale, ci sono delle parti, insomma, che lo scrolling cambia, come in questo caso che è diventato verticale, dovevo scendere verso il basso. Allora, a questi che salta con le cose, che mi ricorda un po'
quelli che sono in Parkland. Vi ricordate quelli in Parkland che ci hanno sta come si chiama quell'affare, insomma, per saltare? Questo in questo caso però era un martello pneumatico, in questo caso ho preso il martellone, e chi te do una martellata con questo, mi sa che fa male solo a pensarci, è meglio che non ci pensi. Una martellata del genere sulla testa con un martello come questo, praticamente vai subito a cantare con l'angeli, vai da San Pietro e gli dici: San Pietro, tira fuori i chiavi e fammi boccare immediatamente in paradiso, perché dopo aver combattuto così tanto il paradiso è obbligatorio, non ce n'è proprio per nessuno, insomma, che possono, cioè non esiste che non vuoi il paradiso dopo aver bestemmiato e essendomi incazzato con un gioco del genere. Comunque ragazzi, è anche un gioco divertente, adesso a parte le cazzate che io dico sempre, bestemmie e cose varie, comunque sia, è un gioco che all'epoca ha fatto parecchie vittime, nel senso che è un gioco che ha avuto molto molto successo. Allora, vedremo un po' a Marine Henry chi che cazzi che volemo fare. Oh, questo ouch significherebbe in italiano è un come si dice, praticamente è un come i punti in sospensione, oppure quando usi un intercalare. In questo caso l'intercalare era por quello lì, e loro invece hanno scritto ouch invece di un peccato, perché gli stava, eccoci qua, perché gli stava un pochetto più de ma, perché sennò l'avrebbero fatti subito chiudere. Gli dice: allora pigliate su gioco, torna in Giappone, non te fa vedere più, perché se scrivi parolacce su un videogioco che giocherà poi i ragazzi, insomma, noi ti diamo il ben servito e temenammo forte. Questo intanto gli avrò ammazzata sta cosa. Oh, allora abbiamo rotto la torretta, chi non so che cazzi quella cosa era, e abbiamo almeno terminato il secondo livello. Forza Harry Erko, forza Harry, che non ho letto, Dock of the Bay, forza, let's get busy. Oh, qui siamo al porto. Al porto. Oh, game over. Primo credito, insomma, che se n'è andato. Vediamo un po'. Non scrivo il nome. No, voglio andare avanti. Come faccio avanti? Ah, tutte acqua, martellate. E qui, ecco, ci sta lo spezzone, diciamo, di quando devi cambiare livello. Questo io già mi ricordo così un po' adesso. Diciamo volendolo. Ecco, Madosca Eva. Volendo ricordare un po' quegli anni, mi ricordo, insomma, che chi c'è. Morivo spesso e con relative parolacce, incazzature, saluti a mamme, nonne, figli di qua, figli di là, tutti quelli. Chi non si buttava giù sui tubi, come si faceva? C'era un modo, mi pare. No, Harry, no, sbagliato, non c'è nate là. No! Ecco, ma sono tunto allora. Cioè, ho detto non c'è nate e lo saltavo. Dai, forza! Allora, bisogna che a questi. Allora, gli dammo due belle martellate, fuori dalle balle, tutti. Ah, signore, quanti siete! Questi addirittura devi ammenare con un gancio. Te dà una ganciata sulla faccia con questi uncini, sti ganci. Non devo dare una martellata a chi? Io mi sbaglio, mi sa. E niente, allora sono proprio un imbecille. Allora so veramente un imbecille, perché continuo a fare l'imbecille. Cioè, ci ho guardato adesso, game over un'altra volta. Mettiamoci un altro credito. Harry, forza, Harry, non mi fa incazzare come un toro, forza. Allora, bisogna che questi, mi sa che gli devo dare una botta di qua. Come funziona si duvi malefici della tuba? Oh, vedi allora che abbiamo portato a casa il risultato. Allora, chi poi ci devo saltare sopra? Vai, grande Alex. E che cazzo è, i ganci, i regosi, i regru. E che te piglia, chi ce n'ha più ce ne metta, che te pigliasse sonno. Come se può, secondo voi? Allora, uno che vai avanti, cioè, adesso, dopo ho fatto 30 volte con i crediti infiniti dell'emulatore, è ok, ma in sala giochi 10 anni, 20 anni fa, 25, perché questo, se non sbaglio, insomma, in gioco, adesso non mi ricordo, ma dovrebbe essere te, non mi ricordo, l'anno non ve l'ho detto, infatti. Guarda, mi sto incazzando come una veste. Porca puttana, porca 27 orte. Allora, è del 1990, gli farò di 1990, quindi 27 anni fa. Come faccio a sapere? Ah, oh, niente, ragazzi, sto facendo veramente ride. Game over, con il quarto credito sto ancora da capo, praticamente a livello numero 3. Forza Harry, che ci andiamo un attimo a divertirti, se no mi fa incazzare e invelena come una bestia. Allora, bisogna che prima ammazza qui, si fa bene. Allora, qua, là. Niente ragazzi, sto veramente scendendo nel ridicolo oggi, sto veramente scendendo nel ridicolo, perché non c'è chiappo in nessun modo, non gliela fo in nessun modo andare avanti. Praticamente mi sta ammazzando a ripetizione e io continuo a buttare giù i crediti. Allora, qua, damogli due belle botte allora. Fa andare il tritui, piano, grande, saltino, tic. Grande, sono stato veramente, qui sono saltamo, sono stato veramente un grandissimo. Allora, se gli stai sopra. Oh, che te pigliate! Allora, bisogna ce la famo finire, oh!
Ma cazzarola, qui stai scappanando. Perché mi dici? No, 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 ouch, ouch. Forza che era l'ouch. Era in agguato. Chi? No, fa porco. Aspetta, hai bisogno che più il tempo è sarto. Uno. Non gliela fa, non gliela fa. E lui che... Ecco. Infatti bastava poco, bastava a farlo passare. Ah, e questi adesso che gli dimo come scendo lume piglia me mena in tre. Guarda che... Cioè, ma vi rendete conto, ragazzi, il livello di testa di cazzaggine che c'ha sto gioco? Cioè, come cavolo fa Jade? Questo è quello che tira le cose, se non sbaglio. Gomme, che mi tira? Sì, gomme, come mi ricordo, ecco. Bisogna che prima... No, niente. Mi sono fatto tirare una gomma, proprio chiuso a croce dell'occhio. E sono andato immediatamente al... stavolta in purgatorio, perché dei parolacce hanno dette. Non all'inferno, ma manco in paradiso. Però in purgatorio, diciamo che sto nella via di mezzo, nella terra di mezzo. Allora, adesso bisogna che andiamo fino all'altra parte senza incazzarsi. Pigliamo bene i tempi. Allora, facciamo passare un gancio. Gancio, ok. Vai, subito, spa... Col diavolo! Allora! Il cazzo sempre! Allora, dai, rifamoci! Visitor lì che è, i visitor, quelli verdi, quelli. Il. Come si chiama? Il telefilm, quello che andava in onda negli anni 80. Niente! Sto cazzandomi veramente, ragazzi! Quanti crediti ho messo? Quante partite ho fatto? Qua. Ah, dopo niente, dopo. Come ho detto, altro mi lascio via proprio dall'enfasi quando facevo la recensione del golf. Ho detto, ma sai quando ti lasci andare, dici non me ne frega un cavolo. Ecco, adesso ero arrivato a quel punto che continuiamo a mettere giochi crediti, continuiamo a incazzarci in tutte le maniere con Hammerin. Con Hammerin Harry. Non c'è niente. Ormai, ragazzi, sono a ruota libera. Postoci avanti fino a domani notte. Io continuo a fare questo giochetto. Passo di là, Lorria mi dà una bella gommata sulla fa. Ma allora sono stupido, no? Allora sono stupido, perché non gliela fo a prendere bene il tempo. Allora, dobbiamo fare gancio, sorpassato. No, lo cascavo dentro. Niente, sto. Allora, guarda, fa un altro credito, guarda, se no mi incazzo. Credito 1, dai, allora andiamo a vedere. Let's go beauty, forza, sento che mi dice, ma non parla a memoria. Posso, stanotte mi sogno, quando vado a dormire mi sogno praticamente a me con un martello che tiro ste martellate enormi, guarda, moglie la fama, ammazzarlo. Allora, no, niente, e qui è tutta una questione di tempo, ragazzi, devi prendere bene il tempo, tu, tac, andate là e cerca di acchiapparlo prima che lui lo faccia con te o che ti tiri una bella gommata sulla faccia. Allora, no, però, porco diavolo, è difficile però, è difficile. Allora, bisogna che un attimo mi do una calmata, perché sennò mi viene un infarto fra poco, eh. Allora, bisogna che lui, oh, ecco, così, una bella botta, salti, tre, quante ne vuole? Quattro, due, secondo me ne vuole un'altra, niente. Forza, allora vediamo un po' che gli arriviamo a bandana che c'ha sulla testa, gli la metto sull'occhio. Oh, allora, dopo il 131esimo credito siamo riusciti a ammazzare, che poi non è manco un boss di fine livello, è un bossino. È come sul film dei Verdoni, ma niente, ma c'è il dottore su cosa, su... quale film era? Su Un sacco bello. C'è il dottore, ha detto, c'è sta il dottorino. Questo era il boss? No, era il bossettino, il bosserino. Allora, chi come bisogna fare? Ma chi... ecco niente, allora mo cominciamo a fare un'altra volta da capo e incazziamoci un altro po'. Allora, questo con un muletto. Avevo detto che non mettevo giù i crediti. L'ultimo, allora, l'ultimo credito, non me ne frega più. Allora, vediamo un po' per mazzare questo qui, quindi scappa da sti scatole, non so che diavolo. Allora, questo con il muletto, come bisogna ammazzarlo? Mi spiegate come cazzi come bisogna ammazzare questo col muletto? No, non bisogna saltargli sopra, bisogna saltare dall'altra parte e menargli da dietro. Mi sa che è questa, la tecnica precisa è vai dall'altra parte e gli meni da dietro. Allora, prima rompi le casse, monti su. No, ho sbagliato proprio enormemente, niente da fare. Ultima vita, non me ne frega. Quando mi ammazza la soperbi, giuro. E la finisco qui, perché non è che se voce avanti a fare l'imbecilli un'altra ora, così, perché sto facendo veramente una figura barbina. Eccoci qua, niente, mi ha ammazzato un'altra volta. Niente, ragazzi, allora, tanto che vi devo dire, cioè, vi ho detto quello che era, ho fatto una figuraccia. Questo è Hammerin Harry, della Irem Corporation, del 1990, versione della sala giochi. Io sono Alex e le recensioni di Alex. È stato un piacere. Ciao!